Quando si osserva il moto dell'atmosfera, si capisce velocemente che è infinitamente più complesso di quello del sistema solare. L'atmosfera è un fluido che possiede, in ogni punto della Terra e ad ogni altitudine, una velocità, una densità, una pressione, una temperatura, eccetera, eccetera. Tutto questo varia con lo scorrere del tempo. È ovviamente impensabile conoscere tutte queste quantità in numero infinito. È un po' come se fossimo in uno spazio di dimensione infinita. Per capirci qualche cosa, bisogna fare delle approssimazioni. Nel 1963, Edward Lorenz semplificò ancora il problema. Lo semplificò talmente che niente garantisce che la sua equazione abbia qualche rapporto con la realtà. Il suo modello atmosferico si riduceva soltanto a tre numeri, x, y, z, e l'evoluzione dell'atmosfera ad una piccolissima equazione. Ogni punto x, y, z dello spazio simboleggia uno stato dell'atmosfera, e l'evoluzione consiste a seguire un campo vettoriale. Per esempio, ma è solo un esempio, la prima coordinata potrebbe rappresentare la temperatura, la seconda la velocità del vento e la terza l'umidità. Qui fa freddo, il vento soffia e piove. Là è il contrario. Quando si segue una traiettoria del campo, si segue l'evoluzione del tempo che fa. Il meteorologo non fa dunque altro che risolvere un'equazione differenziale. Quando Lorenz osservò il suo modello, vide questo. Tutto ciò ha qualche rapporto con il tempo atmosferico reale? Proprio per nulla, è chiaro. È quello che i fisici chiamano spesso un modello giocattolo, per provare a capire un comportamento complesso a grandi linee. In realtà è piuttosto un simile genere di grafico che Lorenz osservò, poiché il computer che aveva a disposizione nel 1963 era ovviamente primitivo. Consideriamo due atmosfere, rappresentate dai centri di queste due palle, estremamente vicini, due atmosfere quasi identiche, ed osserviamo i loro futuri. All'inizio le due evoluzioni restano indistinguibili. Ma poi si separano in modo significativo. Le due atmosfere diventano completamente differenti. È il caos, la dipendenza sensibile alle condizioni iniziali. Nel 1972, Lorenz doveva presentare i suoi lavori ad un prestigioso congresso, ma tardava a mandare il titolo della sua conferenza. Allora, l'organizzatore, avendo fretta di inviare il programma ai partecipanti, scelse lui stesso il titolo. Predicibilità. Può il battere d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado nel Texas? L'effetto farfalla era appena nato. Sfortunatamente è troppo raro che un concetto matematico possa penetrare nel grande pubblico. Che bella immagine poetica, quella della piccola farfalla così fragile che ha influenza sul mondo. L'idea incontrerà un grande successo e si modificherà poco a poco. Si tratta sempre di una farfalla, ma a volte viene dall'Africa o dalla Cina. Ed è responsabile di catastrofi a New York o a Chicago. Interessante.
Il cinema, la letteratura, la musica si appropriano dell'idea. Non si contano più i film che sono fondati su questo principio. Molte emozioni in Babel, un film di Alejandro González Iñárritu uscito nel 2006. Un colpo di fucile esplode in Marocco, un incidente senza importanza ma che cambierà la vita di una coppia di americani, di una badante messicana, di un adolescente giapponese. Tutto un gioco di piccoli effetti e di grandi conseguenze. Una riflessione sul destino umano, sottomesso al caso o alla necessità. Purtroppo è solo la metà del messaggio di Lawrence che è passato tra il pubblico. Può la teoria del caos limitarsi all'affermazione che è in pratica impossibile prevedere il futuro? Come potrebbe uno scienziato accontentarsi di un simile insuccesso? Il messaggio di Lawrence è molto più ricco. Ecco due traiettorie del sistema di Lorenz, una blu ed una gialla. Partono non necessariamente da condizioni iniziali vicine. Cancelliamo, diciamo, i primi 10 secondi del movimento ed osserviamo il seguito. Che constatiamo? Che le traiettorie sono effettivamente molto diverse, sembrano un po' folli e pochissimo prevedibili, ma si accumulano sullo stesso oggetto a forma di farfalla che sembra non dipendere dalla posizione iniziale. Sembrano attirate da questa farfalla. Ed è per questo che si parla dell'attrattore di Lorenz, un attrattore molto strano. Ecco un fenomeno scientifico positivo che sfortunatamente non è celebre quanto l'effetto farfalla. Invece di osservare due traiettorie, osserviamone molte di più. Guardate tutte queste palle che sono altrettante atmosfere idealizzate. Dopo un po' si sono tutte accumulate sulla stessa farfalla. Un gran bell'oggetto che non si può smettere di guardare. Ecco dei veri problemi per i matematici e per gli scienziati in generale. Invece di descrivere il futuro per una condizione iniziale data, sappiamo che è una vana speranza, proveremo a descrivere l'attrattore. Che forma ha? Come si comporta la dinamica interna? Negli anni 70, Biermann, Guggenheimer e Williams proposero un modello semplice per provare a comprendere l'attrattore di Lorenz. Ecco un nastro di carta. Pieghiamolo, tagliamolo e reincolliamolo. Ecco un oggetto ben singolare nello spazio. Mettiamoci sulla linea di partenza. Partiti. Si gira e qualche attimo dopo siamo di ritorno sulla linea di partenza. Ma ci troviamo in un altro punto da cui parte un nuovo cammino. La posizione sulla linea di partenza è descritta da un numero x compreso tra 0 ed 1. In 0 stiamo a sinistra, in 0,5 in mezzo e in 1 a destra.
Se partiamo dal punto x, il punto di ritorno è 2x se x è minore di 0,5 e 2x meno 1 se x è maggiore di 0,5. In altre parole, quando l'automobile si muove, i punti dove incontra la linea di partenza sono raddoppiati ad ogni giro, tranne che a volte bisogna togliere uno se il risultato è più grande di 1. È un po' come per il ferro di cavallo, abbiamo sostituito una dinamica a tempo continuo con una dinamica a tempo discreto. I passaggi successivi sulla linea di partenza. Guardate, partiamo da un terzo, arriviamo su due terzi, poi su quattro terzi, ma si deve sottrarre uno, che ci darà un terzo. Dopo due giri siamo tornati al punto di partenza. Abbiamo una traiettoria periodica di periodo 2. Qui abbiamo una traiettoria periodica di periodo 18. Una traiettoria periodica passa in successione nell'orecchio sinistro e destro seguendo una certa sequenza. Ebbene, si può dimostrare che ogni sequenza è possibile. Ovvio, non ci sono solo le traiettorie periodiche. Qualunque sia la successione infinita di sinistra e destra, esiste una traiettoria che segue questo destino. Qual è il rapporto tra il modello di Lorentz e quello dei nastri di carta? Ebbene, si è dovuto aspettare il 2001. Per avere il matematico Tucker che dimostrasse che i nastri di carta ben descrivono il moto di Lorentz. Per ogni traiettoria nell'attrattore di Lorentz si può trovare una traiettoria sui nastri di carta che si comporta esattamente allo stesso modo. La comprensione del moto dell'atmosfera si ridurrebbe a moltiplicare senza fine per 2 un numero compreso tra 0 e 1 e a sottrarre 1 se il risultato è più grande di 1? Certo che no. Tutto questo è ancora troppo semplicistico, ma è un'illustrazione del fenomeno. Le cose semplici? Ai matematici piacciono. Perché l'effetto farfalla ha un tale successo? Forse perché restaura la nostra libertà individuale. Il freddo determinismo lasciato in eredità da Newton avrebbe potuto portare ad una specie di fatalismo. La farfalla di Lorentz afferma che per quanto piccoli noi siamo, possiamo avere un'influenza sul mondo. È una buona notizia per tutti.